Ciao, come state? Benvenuti nell'angolo creativo forse più disordinato che esista. E la situazione oggi è aggravata anche dalla presenza del pentolino, che però mi servirà per realizzare l'oggetto che faremo oggi. Allora, questo è un altro tutorial sulla collana che mi vedete indosso, ed è una collana in alluminio. Vedete? Io la trovo molto graziosa. È semplicissima da realizzare, quindi davvero anche chi non ha mai maneggiato fili metallici, martelli, secondo me può riuscire bene. Allora, ho utilizzato un filo da 2 mm, che non è l'ideale, lo dico subito. Cioè, se potete, cercate un filo di un diametro maggiore, 3-4 mm andrebbe benissimo, forse anche di più. Io ho comprato questo perché ho trovato solamente questo nei rifornitissimi negozi della mia zona, quindi ho voluto tentare lo stesso con un filo da 2 mm. La questione è questa. Allora, la tenuta della forma circolare, ok, è minore con un filo da 2 mm rispetto ad un filo da 4 mm, questo è evidente, quindi direi che sarebbe meglio un filo con una dimensione maggiore. Allora, l'idea iniziale, la mia, era quella di fare una collana aperta in questo modo, vedete? Che doveva rimanere così, semplicemente aperta, però in questo caso, per non rischiare di perderla o di deformarla, ho preferito fare un piccolo uncino alla fine, che voi, se volete, potete fare, potete anche non fare. Se realizzate una collana che sia già abbastanza grossa, abbastanza resistente, non avete forse bisogno nemmeno di creare questo uncino. Quindi scegliete voi come ritenete, come vi piace fare, a seconda del materiale che avete. Allora, filo, la solita taglierina naturalmente, la pinza a punte tonde, una forma, guardate, su questo non si può martellare, non lo consiglio. Se avete altri attrezzi anche di recupero, di fantasia per martellare bene su questo, mica tanto, perché è cavo. E quindi, pur essendo in acciaio, ma essendo cavo, c'è l'effetto rimbalzo del martello, quindi non è l'ideale, nemmeno per un filo così morbido come l'alluminio. Poi, se voi avete qualcosa di più professionale, avete un mandrino per collane, tanto meglio. Io ho fatto così, ho usato questo per la forma, la base, ed il martello per martellare. Spero vi piaccia, vi mando un bacione. Ciao! Ecco, una ripresa dall'alto per farvi vedere come prendere la forma, la misura innanzitutto e poi la forma della collana. Prendo un filo d'alluminio che è già stato tagliato in questo caso. Allora, voi prendete il vostro alluminio, tenetelo piuttosto, ecco, raddrizzatelo, che non sia troppo contorto, sennò poi non lo riportate più alla situazione iniziale. Sia abbastanza diritto, anche se poi lavorandolo si movimenterà un pochino, ma insomma, partiamo in questa situazione. Poi, allora, attorno a questa forma io ho calcolato 45 cm di diametro. Potete variare la misura chiaramente. Ho trovato un pezzo in cucina che avesse questa, scusate, in circonferenza, non in diametro. Ho trovato un pezzo in cucina che avesse questa circonferenza e lo utilizzo per la forma. Quindi ho ricavato la misura in questo modo, avvolgendo il filo metallico tutto attorno, come se questo fosse appunto il collo, vedete, e lasciando un avanzo di filo, quindi facendo superare la fine del filo all'altro capo di circa 10 cm, forse in questo caso anche un po' di più. È una somma, è una misura abbondante, però si fa sempre in tempo a tagliarla, poi dipende anche dalla grandezza del ciondolo che voi volete creare. All'incirca questa, vedete, è la misura della collana. Rifiliamo un pochino dopo aver tagliato, e tagliato sempre di piatto, ricordate, usando la parte piatta della taglierina, rifiliamo un po' sulla carta vetrata oppure con una limetta, va bene anche quella per le unghie eventualmente. Rifiliamo un pochino il taglio perché non graffi sulla pelle. In questo modo, vedete, si fa abbastanza velocemente con l'alluminio. Ok, adesso abbiamo perso un po' la forma, però non è molto importante. Allora, lo riportiamo a, diciamo, diritto come era prima, perché adesso dovremo martellare. Ecco, ho raddrizzato il filo, vedete? Allora adesso devo martellarlo. Lo martellerò di piatto, cioè per ottenere una striscia piatta praticamente, e martellerò sia da un lato che dall'altro lato, quello che si formerà tra breve. Allora, cominciamo da un capo.
Adesso sentirete un po' di fastidio, purtroppo, che è dovuto all'audio, quindi poi lo toglierò magari. Non vi preoccupate se vedrete impennarsi il filo, basta martellarlo nel senso opposto per riportarlo com'era. Ok? Facciamo tutta la lunghezza. Allora, se il filo fa questo scherzo, cioè praticamente si piega lateralmente, basta, è sufficiente piegarlo dal lato opposto. Piegarlo o passare anche il martello sul lato opposto della curva, opposto alla curva, vedete? E ritorna com'era. Ecco il filo che è stato martellato ed è di nuovo, vedete, diritto, ok? Così. Ed è praticamente una striscia di filo. Allora adesso riprendiamo la nostra forma. Naturalmente il filo si sarà allungato, ovviamente, perché l'abbiamo martellato, quindi si è allungato e abbiamo più centimetri per creare il ciondolo, il pendente che desideriamo. Allora io mi segno questo punto perché è il punto della larghezza della circonferenza della collana che voglio tenere presente, che è questo, ok? Perfetto. Tutta questa parte la utilizzerò per la decorazione. Ecco, allora di questa parte farò una spirale aperta aiutandomi con le pinze. Poi naturalmente potete fare la forma che preferite. Vedete? Poi la cosa bella dell'alluminio è che potete anche lavorare con le mani. Qui. Adesso possiamo martellare questa striscia avvolta e la martelliamo in questo modo molto semplicemente, cercando di dare magari un appiattimento uniforme, oppure se ci piace anche un appiattimento che non sia uniforme. Ecco, ho raggiunto, diciamo, la buona forma che mi piace. Allora adesso posso riprendere questa specie di mandrino molto casalingo, e tenendo la spirale, attenzione a dove la ponete la spirale, deve stare, diciamo, all'esterno della collana.
Allora, avvolgiamo per bene il filo tutto attorno, ok? Naturalmente possiamo anche sistemare con le mani. Creiamo anche, se volete, questo si può fare sempre se si vuole, un piccolo uncino di 1 centimetro, ecco, penso si possa vedere in questa maniera, che possa tenere la collana in questa maniera, vedete? Allora, ultimo giro attorno alla forma, ecco, ho forzato un pochino per riuscire, ok, a lavorarlo, direi che va bene, ok? Poi aggiusterete la collana naturalmente intorno al collo, nel momento in cui la indosserete potrete ancora fare dei piccoli aggiustamenti, almeno questo per un filo da 2 mm. La collana è finita, spero vi piaccia, un bacione, ciao!